Ciao a tutti, bentornati o benvenuti se per voi è la prima volta su Diari d'Orchidee. Oggi parleremo della fioritura della Cattleya lodigesi. Mi avevate chiesto nei commenti sotto qualcuno dei video più recenti ultimamente di parlare ancora un pochino delle Cattleya. Vi lascio anche qui sotto in info box il link per arrivare alla playlist di tutti gli altri video dove vi ho parlato delle altre Cattleya, della Angel Kiss, della Maxima e delle condizioni generali di coltivazione per le Cattleya. Oggi aggiungiamo alla playlist una nuova specie e si tratta della Cattleya lodigesi. Questa Cattleya mi è stata regalata l'anno scorso da Viviana dello Scrigno di Nebbia. Lei importa delle bellissime orchidee dal Brasile, arrivano tutte da vivai certificati che hanno degli esemplari veramente molto belli. Vi lascio anche qui sotto in info box il mio codice sconto, se volete fare acquisti sul suo shop trovate link e codice qui sotto. La Cattleya lodigesi è originaria del Centro America, proviene da Brasile, Paraguay, Perù, cresce in delle foreste che creano proprio una sorta di tunnel umido in prossimità di corsi d'acqua. Capiamo quindi che è un'orchidea che vuole molta umidità ambientale e che ha bisogno di frequenti bagnature, soprattutto durante il periodo estivo di crescita vegetativa. In natura quest'orchidea non fa un vero e proprio riposo perché si trova in zone tropicali, ma alle nostre latitudini probabilmente durante l'inverno, se non la teniamo al di sotto di grow light, rallenterà un pochino la sua crescita vegetativa e anche noi dovremo rallentare quindi il ritmo di bagnature, ma garantirle comunque un'ottima umidità ambientale. È un'orchidea di medie dimensioni che sviluppa degli pseudobulbi abbastanza allungati, all'apice nascono due foglie, per questo si chiama Cattleya bifogliata e insieme alla Cattleya lodigesi ci sono anche tante altre Cattleya sempre bifogliate che potete più o meno trattare allo stesso modo di questa Cattleya lodigesi. In termini di temperature ha bisogno di una temperatura abbastanza mite, le temperature casalinghe vanno bene, ma quello che noi potremmo farle mancare a livello di coltivazione casalinga è lo sbalzo termico. Quest'orchidea infatti in natura ha delle massime intorno ai 28 gradi, ma poi le notti scendono anche intorno ai 14-12 gradi, quindi ha uno sbalzo termico giorno-notte superiore ai 10 gradi. Questo sbalzo termico insieme alla grande e fortissima intensità luminosa vanno a creare il trigger per la fioritura. Quindi se avete una Cattleya sana con vegetazioni mature, che vegeta, che cresce ma che non riuscite a far fiorire, allora forse ciò che le manca potrebbe essere proprio lo sbalzo termico giorno-notte e una ottima esposizione luminosa. Ha bisogno anche di 50.000 lux, che se vogliamo più o meno capire quanti potrebbero essere a livello pratico, immaginate di posizionare la vostra mano su un foglio di carta contro il sole, vedrete che l'ombra della vostra mano è molto netta, ben definita, si vede il profilo di tutte le dita e quella è l'intensità luminosa che potremmo dare ad una Cattleya. Si tratta praticamente di sole diretto per tutto l'inverno e durante l'estate sole diretto ma soltanto nelle ore in cui non è così caldo da bruciare le foglie. Un pochino comunque di puntini viola o di leggerissime bruciature, diciamo che la Cattleya le può sopportare e sono poi quelle che la portano a fioritura e ad ottenere il giusto livello proprio di intensità luminosa. Per una coltivazione casalinga sarebbero necessarie delle grow light, io la coltivo qui nella veranda che è esposta a sud, quindi in inverno diciamo che rallenta un pochino la crescita perché le giornate sono un po' corte, ma la luce che arriva qui è davvero tanta e dalla primavera fino all'autunno riesco a darle effettivamente la quantità di luce di cui avrebbe bisogno e per questo sono riuscita ad arrivare in questo momento a fioritura. Questa che ho ora sarebbe la fioritura autunnale, è arrivata un pochino in ritardo perché qui ci sono state temperature molto alte per tutto ottobre e soltanto dalla metà di novembre in poi sono iniziate un pochino a scendere, quindi diciamo che per lei questo è quasi come se fosse l'inizio dell'inverno, praticamente si trova un po' un mesetto e mezzo in ritardo rispetto al calendario, ma effettivamente non è colpa sua, è che proprio la stagione estiva è stata abbastanza lunga
calda e abbiamo avuto temperature calde fino a tutto ottobre. Il ciclo vegetativo di questa cattleya inizierà in primavera con la produzione di nuove vegetazioni. Durante tutto il corso della bella stagione dovremo dare abbondanti bagnature e concimazione anche fino a 500 microsiemens, 600 microsiemens in piena estate per garantire la corretta maturazione degli pseudobulbi. Una volta che gli pseudobulbi avranno raggiunto la maturità, saranno pronti per fiorire. A questo punto ciò che garantirà la fioritura saranno proprio un'ottima intensità luminosa e lo sbalzo termico giorno-notte. Durante l'autunno poi vedremo rallentare di nuovo un pochino la crescita vegetativa, non ci saranno più nuove vegetazioni. In questo momento è assolutamente sconsigliato rinvasare le cattleya, perché in particolare soprattutto le cattleya bifogliate, se vengono divise o rinvasate durante il periodo di stop, rischiamo che poi durante la primavera non riprendano più a vegetare, quindi rischiamo praticamente il deperimento e la perdita della pianta. Vanno divise e rinvasate quando ci sono le nuove vegetazioni già di qualche centimetro che stanno allungando le radici, che stanno crescendo. Quindi una volta che la pianta è avviata nel processo di vegetazione, allora possiamo eventualmente rinvasarla o dividerla se è diventata troppo grande. A livello di substrato, quello che è consigliato è il substrato più drenante possibile, perché in natura questa pianta si ritrova a ricevere tantissima acqua, magari da improvvisi acquazzoni, e poi asciuga perfettamente perché si trova comunque in delle zone molto calde. Quindi dobbiamo riuscire a dare un buon ritmo bagnato asciutto, e per fare questo dobbiamo preferire dei substrati molto areati e ben drenanti. Non possiamo, diciamo, darle un substrato che la mantenga sempre leggermente umida, perché se non ha questo stacco bagnato asciutto rischiamo di far marcire le radici e quindi di perdere la pianta. A livello di supporto possono essere ottime le zattere per questo tipo di cattleya, ma considerate, eventualmente vi lascio anche la scheda, il link al video che vi avevo fatto sulle zattere, considerate che le zattere poi sono molto impegnative da mantenere se non avete un orchidario o una serra, perché in estate vanno bagnate anche 3 o 4 volte al giorno. Quindi la zattera, diciamo, è un'ottima opzione per la salute delle radici, però sappiate che è estremamente impegnativa da mantenere soprattutto durante il periodo estivo. Andando invece a dei supporti fisici, come possono essere vasi in plastica o in coccio, sono consigliati dei vasi non troppo grandi, in modo che ci aiutino a far asciugare bene il substrato tra una bagnatura e l'altra, perché se scegliamo un vaso troppo grande inseriamo troppo substrato all'interno del vaso rispetto alla quantità delle radici. Queste radici non assorbiranno tutta quanta l'umidità che è presente all'interno del vaso e quindi non avremo questo stacco bagnato asciutto, e di nuovo torneremo nel problema del rischio di marciume radicale. Quindi se andiamo con un vasetto ne dobbiamo scegliere uno piccolino, non troppo grande. Invece se scegliamo di coltivarla in basket o vasi forati, questa potrebbe essere la soluzione casalinga ideale, perché diciamo che non sono impegnativi da mantenere come le zattere e sono un pochino più salutari a livello radicale, perché tramite tutti i forellini che ci sono nel cestello passa aria in continuazione e quindi riusciamo a far asciugare in modo ottimale il substrato e le radici. Il fiore di questa cattleya è abbastanza grande, molto piacevole da vedere, ha una bellissima colorazione rosa con il labello panna sfrangiato ed ha una piacevole profumazione dolce, floreale, non particolarmente forte, quindi non si sente a grande distanza, ma si sente avvicinandosi al fiore. La mia cattleya ha fatto soltanto un fiorellino, probabilmente ha sofferto un pochino quest'estate quando vi avevo raccontato a causa della siccità non avevamo più l'acqua nel pozzo e mi sono trovata tanto in difficoltà nell'innaffiare le mie orchidee. Le zattere hanno sofferto tantissimo, ma anche le altre orchidee in vaso hanno sofferto tantissimo. Probabilmente questa mancanza d'acqua che io le ho dato durante l'estate, che è un momento in cui lei vuole bere tanto, mi ha portato alla formazione della spada
spata floreale con un solo bocciolo, ma in realtà potrebbe portare ogni spata floreale fino a 3 boccioli, quindi fa delle fioriture anche più corpose, dei bei bouquet di fiori più consistenti. Ma sono comunque molto contenta anche di questo unico fiorellino perché lo trovo bellissimo e sono contenta che si sia acclimatata qui in casa questa bella cattleya. Spero di riuscire a darle condizioni migliori nella prossima stagione vegetativa e magari alla prossima fioritura mostrarvi anche una fioritura un pochino più abbondante. Spero che questo video con le informazioni generiche sulla cattleya lodigesi e la sua fioritura vi sia piaciuto. Io vi mando un grande abbraccio, vi auguro buona coltivazione e ci vediamo sabato prossimo con un altro video. Ciao!